Giovani da tutta Italia si sono incontrati a Roma per presentare i loro video contro la violenza di genere, che si può combattere anche attraverso lo sport, un progetto della WISP, ce ne parla Maria Barresi. La pallavolo, come la danza, come il nuoto, qualsiasi sia lo sport, è comunque, siamo comunque in contatto con le persone e quindi ci aiuta a comunicare più facilmente. Magari per non dirlo a un genitore che, non avendo la nostra età, magari non può capirci, quindi noi raccontandolo ad una ragazza della nostra età può essere più facile. Libera di essere tu. Lo sport come veicolo per comunicare un disagio e combattere, ad esempio, la violenza di genere. Questo l'obiettivo di un progetto voluto dall'Unione Italiana Sport per Tutti, che ha coinvolto 500 ragazzi di 14 scuole da tutta Italia, per dire no al silenzio. Lo sport è fondamentale per far capire che non c'è solamente un sesso, ma due. Ad esempio nel calcio ultimamente va molto bene il calcio femminile e sono molto contento di questo, perché tempo fa chiaramente non c'erano questi eventi. Adesso invece si vede come entrambe le cose stanno andando molto bene. I ragazzi in questi due giorni di Roma proprio si confronteranno e presenteranno i lavori che hanno portato a realizzare delle vere e proprie campagne di comunicazione. Ancora una volta lo sport per tutti, lo sport sociale, è ovviamente a disposizione della promozione dei diritti.